Paninazzo! Paninazzo! Paninazzo. Mini tutorial per rendere pane croccante. Nulla è scontato finché non te lo insegnano. Quanti panini ho bruciato, quante bestemmie ho lanciato, poi ho imparato. Prendi appunti che è difficilissimo. Fiamma medio-bassa, padella antiaderente, pane, la padella ancora non è calda. Ci vuole tempo e pazienza. Inutile tirare fuori il lanciafiamme. Il pane si deve abbronzare e seccare. Se si abbronza subito, semplicemente si è un po' bruciacchiato, ma non è croccante. Allo sveglione che dice, ah, io ho il toaster, bravo, ma noi vogliamo farlo sul fuoco, possiamo? Dobbiamo chiederti il permesso. Ogni tanto lo giriamo. Questo perché si deve seccare pure dall'altra parte. Sono passati 8 minuti e comincia a essere abbronzato. Comincia. Io preferisco partire con la padella fredda, così sono sicura che tutto andrà bene. Chiaramente ogni pane a sé, se usi il pan bauletto ci mette molto meno, perché è sottile. Eccolo qui dopo 14 minuti. Carote cotte a vapore, in cui mettiamo del Philadelphia e frulliamo. E otteniamo questa crema qui. Se ha dei pezzi di carote dentro, anche meglio, è più buono. Crema di carote. Ovviamente su entrambe le fette. Affettato un po' salatino per fare contrasto, io ho scelto il tacchino. E pronti. Che succede, amico? Hai comprato troppe carote? Adesso facciamo qualche frittella o ci proviamo. Raschiate bene la parte esterna, perché delle proprietà nutritive non ce n'è mai fregato un cazzo, e lavate. Grattugiamo tutto con i fori grossi della grattugia. Riempiamo di sale, facciamo riposare per 10 minuti, così caccia un po' d'acqua. Dobbiamo grattugiare pure una scamorza affumicata. 10 minuti dopo, strofinaccio. Iniziamo fino a togliere tutta l'acqua. Aggiungiamo del prezzemolo tritato, il formaggio, uova e impastiamo. Verrà comunque un impasto molto slegato. Facciamo delle pallette e le passiamo nel panghettato. Brutte sono brutte. Direi 2 minuti per lato. Sì, bisogna girarle, è terribile, solo a pensarci. Palette, santa pazienza. Oppure porchi, anche quelli funzionano. Ora che sono solide, ci mettiamo così. Pronti. Il formaggio che fila. Boh, poi dopo un po' tiro un piccoglione. Vabbè. Più lo mangio e più mi convince. Super compatte. La maionese gli dà quel tocco. Quello sempre, no? Anche alle scarpe vecchie. Siccome mi annoio un sacco, decido che torturerò un bel po' di carote. Ho intenzione di rasarle a zero, di fare loro lo scalpo e di togliergli tutta la pelle. Ecco cosa provoca la noia, il sadismo. Tutto era brutto della pasta con zucchine e carote. E non contenta, la taglio pure a pezzi. Mi spiace molto di averle fatte soffrire. Con meno olio ho torturato anche delle zucchine e una cipolla. Facciamo soffriggere della cipolla. Regola generale per le verdure. Il sale si mette alla fine, se no si ammollano. Ogni verdura ha tempi di cottura differenti. In linea di massima, la verdura più dura ci mette più tempo a cuocere di quella più morbida. Fiamma alta, niente coperchio, se no si ammollano. 5 minuti dopo, zucchine. Fiamma alta, gira spesso. Pronte, spegniamo e aggiungiamo il sale. Mescoliamo e mangiamo, non facciamo manco la cottura qua dentro. Pepe, olio, parmigiano e pronti! Sudore brutto di un panino con le carote e il tacchino. Prendiamo delle carote. Raschiamo la parte esterna solo di quelle veramente nere. Le altre le laviamo e lasciamo tutto intatto. Perché le proprietà stanno nella buccia, esattamente come nella frutta, quindi non va tolta. Le tagliamo in rondelle e le cuociamo, come a tua scelta. Padella, vapore o bollite? Io bollite, anche se non si dovrebbe fare perché perdono parte delle proprietà, ma mi piacciono di più. Acqua fredda, salata e arrivederci. Le condiamo con sale e olio. In alternativa le puoi far saltare col burro in padella. Carote sul pane, tacchino, ovviamente un po' di più. Una fetta di formaggio e pronti. Paninazzo! Cuociamo le carote a vapore e poi le facciamo raffreddare completamente. Piselli surgelati de merda, quindi bolliti. Fossimo in stagione, ovviamente li farei in padella. Saliamo le nostre carote e le tritiamo per formare una crema. Crema che puoi fare liscia oppure così come la faccio io, grossolanissima. Abbiamo il nostro pane tostato. Paninazzo! Da una parte maionese e piselli, dall'altra la nostra crema di carote. Ovviamente tonno sotto olio scolato. Dico ovviamente perché un po' di ciccia la vogliamo mettere. Tac. E pronti. Paninazzo! È grosso e cade tutto. Il mozzico! Peccato che i piselli sono surgelati, se no eravamo ignorati. Perché i piselli non stanno truccati. Dici. Ah. Comunque è buono.